presentata la sesta edizione del Torino Jazz Festival dal 23 al 30 aprile all'OGR. Qual è il programma quest'anno? La maggior parte dei concerti verranno fatti all'OGR, ma non solo all'OGR, anche al pomeriggio nei teatri torinesi, del Piccolo Regio Conservatorio e nei club di Torino, nei club anche dove tutto l'anno viene fatta musica. E quindi una delle, diciamo, delle principali richieste dell'assessora Francesca Leone era aprire al territorio, aprire un dialogo con il territorio. Quindi abbiamo messo in campo appunto questi club che comunque durante l'anno promuovono il jazz esattamente come i musicisti, esattamente come partiamo con 150 musicisti più o meno di Torino che suoneranno durante il festival. Non sono tutti, diciamo che ne abbiamo contati circa un 200, contiamo in due o tre edizioni che possono suonare durante le prossime edizioni del festival. Il tema scelto quest'anno? Non c'è un vero e proprio tema, però abbiamo la cifra particolare, la cifra del festival è creare delle produzioni originali che siano anche un po' diverse dal solito jazz, quindi che ne so, magari un gruppo di Torino che suona come gli Al Jazeera con Frankie Energy, oppure Federico Marchesano con il gruppo Atlante che suonerà con un mago del jazz d'Oltralpe che Luis Clavis, oppure Carla Bley, Stesuolo con la Torino Jazz Orchestra, che è stato il primo concerto, la prima produzione originale della prima edizione del festival, che è saltata per motivi di maltempo. Siccome quest'anno sarà tutto al chiuso, abbiamo detto sicuramente lo recuperiamo nel modo migliore. Ecco. I numeri di questo sesto anno? Dunque sono 8 giorni di concerti, sono dal brunch al pomeriggio, alla sera, alla notte, perché poi ancora i jazz club lavoreranno dopo le OGR, quindi dalle 11:30 in poi. I concerti sono 60, poi ci sono le scuole, 4 scuole coinvolte di Torino, il Conservatorio, Scuola Civica, Arcotte, Atelier e la Jazz School Torino, che faranno due concerti. Ad esempio Conservatorio e Scuola Civica faranno un concerto al Conservatorio il giorno 26 e saranno messi in campo per un'attività che si chiama Jazz Blitz, cioè il jazz portato dove il pubblico non si può muovere, quindi un po' come mito per la città, ecco, quindi ospedali, case di cura, carceri. Le novità di quest'anno? Sicuramente il jazz nuovo, il jazz contemporaneo, ma anche il jazz della tradizione. Ci sono i grandi maestri del jazz come Archie Shepp, come Carla Bley, come Gary Barth, come Steve Swallow, affiancati a diciamo i nuovi suoni del jazz europeo o del jazz che ha mischiato il linguaggio jazzistico con quello del rock, della musica elettronica e della world music.